Così vedete anche Daniele in tutto il suo splendore. Prima cosa che io vorrei fare naturalmente è chiedere ai relatori, così nell'ordine con i quali li ho chiamati qui accanto a me, di dire con un maggiore dettaglio ciò che stanno facendo e perché si stanno occupando di crowdfunding, affinché voi tutti sappiate bene poi chi sono coloro che questa mattina vi racconteranno gli aspetti di questo tema che, come ho detto, è piuttosto caldo. Quindi chiedo intanto a Daniela di raccontarci che cos'è l'associazione che hai contribuito a fondare e quali sono, insomma, gli obiettivi. Magari ci dai anche un piccolo spunto sulle varie modalità di crowdfunding che oggi ci sono, benché poi noi oggi parliamo di quello di equity. Sì, va bene. Allora, non ti metto campanelle, però se ti do un pizzicotto sai perché. Va bene, allora. Buongiorno a tutti. Allora, come appunto già presentato Emilio, mi chiamo Daniela Castrataro, ho cofondato una società. Ti sentono poco. L'ho acceso bene, sì? Mi è chiuso, sì. Bene. Forse devo alzare la voce. Ho cofondato una società di consulenza e ricerca in Scozia, una società comunque italo-scozzese, Twin Tangibles. Ci occupiamo appunto di fare consulenza e ricerca nell'ambito delle social technologies. Da questo punto di vista ci siamo avvicinati appunto al crowdfunding, che abbiamo sempre approcciato come strumento nato nell'ambito del web 2.0. Ho cofondato anche la Italian Crowdfunding Network, che è un'organizzazione senza scopo di lucro nata ad aprile di quest'anno, e abbiamo appunto l'obiettivo principale di diffondere la conoscenza di questo nuovo strumento, di permetterne uno sviluppo corretto in Italia e anche di fare da punto d'incontro fra gli operatori e le autorità che si occupano di regolamentare questo strumento. Quindi ok, presento il crowdfunding. Ovviamente i media adesso si sono focalizzati soprattutto sul cosiddetto equity crowdfunding. Ci sono però vari modelli di crowdfunding, ne abbiamo 4 riconosciuti a livello globale. C'è il reward based crowdfunding, quindi a fronte di un'offerta riceviamo un gadget o una ricompensa per aver finanziato in qualche modo un progetto. Si tratta quindi di ricompense non monetarie. Abbiamo poi il donation based crowdfunding, che è invece il modello più vicino all'online fundraising tradizionale, e abbiamo poi il social lending, che sarebbe il prestito fra persone o prestito fra persone e business senza l'intervento di un operatore finanziario, e infine abbiamo appunto l'equity based crowdfunding, che è quello che ora, diciamo, alla ribalta, che, di cui stanno parlando tutti, che la Consob ha regolamentato. A fine luglio è uscito il regolamento, e che ha reso l'Italia appunto il primo paese a regolamentare questo importante strumento. Lascerei la parola agli altri. Bene, bene, grazie Daniela. Chiedo magari alla regia audio se può alzare il volume di tutto l'impianto, perché continuo a vedere gente così. O noi ci mangiamo i microfoni, oppure magari si può alzare un po' il volume, grazie. Allora, giustamente Daniela ha detto, oltre a raccontare quali sono le varie così declinazioni del crowdfunding, ha giustamente detto che l'Italia è formalmente il primo paese al mondo ad avere una regolamentazione che consente l'applicazione dell'equity crowdfunding. Questa è una notizia molto bella. Però, come accade con le start-up, non basta avere una buona idea, ma bisogna anche svilupparla. Quindi l'execution anche in questo caso è fondamentale. Consob ha fatto un grandissimo lavoro nel definire una prima struttura del documento che regolamenta questo tipo di attività.
ha fatto anche un documento che ha pubblicato recentemente sul suo sito per, diciamo, fare anche un po' di cultura, di divulgazione presso le persone che possono, che desiderano diventare investitori in capitali di rischio con la forma crowdfunding for equity. Il nodo di tutta questa cosa nasce dal fatto che in Italia, così come in molti altri paesi del mondo, non è possibile, non è legale fare la sollecitazione al pubblico risparmio, d'accordo? Quindi quello che Consop ha voluto e ha definito è una forma che consenta a chiunque lo desideri invece di fare investimenti anche in capitale di rischio. Naturalmente io lascio a questo punto a Maria Mazzarella la parola affinché ci racconti insomma il lavoro che voi avete fatto, lo stadio attuale in cui siamo, insomma, e poi magari cerchiamo di entrare anche un po' nel dettaglio dei nodi ancora da sciogliere, come dire. Buongiorno a tutti, sono Maria Mazzarella, responsabile della divisione strategie regolamentari della Consob. E il lavoro che è stato fatto di recente, diciamo nel corso del 2013 dalla Consob a seguito dell'approvazione della legge che ha introdotto in Italia la possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali, quindi è stato quello di disciplinare chi sono i soggetti che possono gestire un portale, perché la gestione di un portale, così come prevede la legge, può essere fatta di diritto, diciamo, dalle banche e dagli intermediari autorizzati, però la legge ha previsto anche che particolari categorie di società con sede in Italia possano costituirsi e candidarsi ad essere un gestore di portale, sul quale appunto le start-up innovative possono raccogliere capitale di rischio. Consob ha dovuto disciplinare, diciamo, due aspetti, quello di chi sono questi gestori di portale, quindi stabilire dei requisiti di professionalità, onorabilità, in quanto sono soggetti che entrano in contatto con il pubblico più esteso, col crowd, come parla la legge, e quindi bisognava creare un ambiente sicuro affinché i risparmiatori potessero essere tutelati. D'altro canto, quali offerte fare su questi portali? Offerte che devono essere semplici, perché esenti da tutte le forme del prospetto informativo e autorizzazione della Consob, quindi senza rivolgersi a studi legali che costituiscono dei grossi costi per il soggetto che vuole diciamo, accedere al capitale di rischio. E per cui abbiamo sfruttato i limiti che ci consente la direttiva comunitaria sulle offerte, cui se sul portale viene messa un'offerta fino a 5 milioni di euro è esente dall'obbligo del prospetto. Però abbiamo cercato anche di tutelare l'investitore, nel senso che come fa l'investitore a sapere dove sta mettendo i propri soldi, e quindi il gestore del portale, d'accordo con la startup, avendo le informazioni naturalmente dalla startup, metterà sul portale tutta una serie di informazioni su chi è questa startup, qual è il progetto, qual è il business plan, e per consentire appunto agli investitori, fra numerose offerte che noi ci auguriamo che possano essere messe sui portali, di scegliere quella verso la quale si sentono più vicino e verso la quale sono più propensi a investire i propri risparmi. Anche considerato che appunto che l'investimento in una startup per i primi anni non dà utili, e la legge prevede che non possa distribuire utili, quindi è un investimento a rischio che però dopo i 3 anni può sicuramente, se la startup, come ne abbiamo sentite tante, ci auguriamo che possano avere il meritato sviluppo, il meritato successo, possano essere di remunerazione per chi ha creduto e ha investito in questo fenomeno. Forse vi fermo. Ottimo, perfetto Maria, grazie anche per questa sintesi che poi ci aiuterà poi a capire meglio gli aspetti, diciamo, più delicati della faccenda. Proseguiamo però questo, diciamo, primo giro introduttivo, poi non è che faremo 500 giri, però anche perché il tempo è quello che è, però cercheremo poi di entrare, appunto, come ho detto, nelle criticità. Mario Mariani, tu fai l'uomo che aiuta le startup a crescere da tantissimo tempo, lo fai con il tuo acceleratore incubatore, lo fai come investitore, quindi dal punto di vista di chi si occupa da sempre di questo tipo di investimenti, l'arrivo di questo crowdfunding, come visto?
Come è sentito? Come è sentito? Come è sentito? Va bene. Ma allora, dal punto di vista mio personale, per quello che faccio, sicuramente il crowdfunding è uno strumento in più a disposizione delle start-up per finanziare la parte iniziale della nascita, diciamo, dell'azienda, quindi dare le dotazioni iniziali. Vero è che poi adesso dovremo capire cosa succederà nella pratica, perché gli investimenti... Allora, intanto sul territorio esistono tante forme di finanziamento delle start-up, no? Oggi ne vediamo una, cioè persone o aspiranti imprenditori che partecipano a dei programmi che poi, se le idee sono buone, portano ad ottenere dei finanziamenti per portare avanti la propria idea di impresa. Questo non è equity, sono dei grants. Hanno il pro che non diluiscono l'azienda, quindi hanno il contro che spesso sono lenti, cioè dall'esposizione dell'idea all'ottenimento delle risorse passa troppo tempo, però già è uno strumento che esiste, che funziona, qua ci sono 18 aziende che diventeranno beneficiari di questo tipo di risorse. Esistono gli incubatori come quello che io ho fondato, che è qui a Cagliari. All'interno di questo incubatore in 5 anni sono passate 50 start-up, io ne ho finanziato 9 con capitale di rischio, con quote che vanno dai 10.000 ai 70-80.000 euro ciascuna. Questo strumento ha il vantaggio di avere risposte certe in tempi veloci, ma con una selezione molto molto feroce. Di queste 18 start-up, a me forse me ne piacciono due dove forse potrei essere interessato a investire, non 18, no? E poi ci sono i fondi di venture capital. I fondi di venture capital arrivano un po' più avanti in questo processo, perché i fondi di venture capital investono solo in quelle start-up che hanno già dimostrato che c'è traction, quindi che l'idea ha le gambe per fare una bella corsa, e questa corsa è una corsa che porta le aziende in un mercato internazionale, quindi aziende che hanno aspirazioni di fare decine o centinaia di milioni di euro di fatturato. Anche qui i soldi arrivano velocemente, ma se vi faccio la storia del fondo United Ventures, di cui io sono uno dei partner, che ha una dotazione adesso di 30 milioni di euro da investire, prestissimo raddoppierà questa dimensione, quindi 60 milioni da investire nei prossimi 5 anni. Noi siamo sul mercato da quasi un anno, in un anno abbiamo visto 600 start-up, 660, e abbiamo investito in 4. No? Quindi è una selezione darwiniana, furiosa, solo pochi eccellenti, speriamo, riescano a ottenere le risorse anche importanti, anche di qualche milione di euro per andare avanti. In questo diciamo, panorama di strumenti finanziari per l'innovazione, il crowdfunding è sicuramente importante. Bisogna stare attenti però, per chi ottiene il crowdfunding, se il percorso è quello di andare verso il venture capital, quindi per poi ottenere risorse importanti per accedere a mercati internazionali, quindi per finanziare una crescita veloce, è molto importante essere attenti a non rovinarsi la cap table, come diciamo noi esperti di settore. E cioè se un'azienda, una startup parte e chiede 20.000 euro di crowdfunding a 500 euro per volta, no? Perché poi i limiti sono questi, quei 20.000 euro rappresentano il 20, il 30% della quota del valore della società, si parte col piede sbagliato, perché oppure se l'idea è quella di fare un'azienda che deve essere sul mercato e non richiedere ulteriori capitali, va anche benissimo così, ma se un'azienda di quelle pochissime che aspirano a diventare delle grandi aziende, partire con una compagine azionaria dove il 30% sono soci di capitale e vi hanno dato 20.000 euro per il 30%, è una partenza sbagliata, per cui a quel punto
difficilmente otterrete in fasi successive l'intervento di un fondo di venture capital. Esatto, allora intanto Mario ha già incominciato a mettere qualche dito in qualche piaga della faccenda, poi vedremo di esplorare anche le altre, ma intanto chiedo a Ignazio Carta di darci anche lui la sua così pensiero relativo a questi microfoni. Non abbiamo un gelato, Marco, per favore? Ah, cioè, sì, dai che arriva il gelato, cioè, voglio dire, so. Il microfono, cioè, preferisco che si adatti la tecnologia a noi che non noi alla tecnologia. Buongiorno a tutti, io sono Ignazio Carta, lavoro alla Sphere da ormai 23 anni. La Sphere, probabilmente tutti quelli presenti sanno chi è comunque la Sphere è la finanziaria della regione Sarda. Noi dal 2009 siamo diventati società in house di Regione Autonoma Sardegna e da quella data siamo diventati effettivamente uno strumento operativo di attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria per conto di Regione Autonoma Sardegna. Oggi diciamo nella nostra gamma prodotti abbiamo un po' di tutto, abbiamo dal microcredito al fondo di garanzia, ad altri strumenti che consentono di finanziare l'acquisto di mobili e quant'altro. Recentissimamente, da sempre, storicamente la Sphere ha sempre effettuato interventi nel settore del capitale di rischio delle aziende, ha utilizzato diverse formule, dal capitale di rischio puro alla formula sino ad arrivare alla formula del leasing. Recentissimamente abbiamo raggiunto un primo accordo, una prima linea di indirizzo da parte del Regione Autonoma Sardegna per mettere in piedi uno strumento operativo che riprenda ad effettuare interventi finanziari finalizzati alla patrimonializzazione delle imprese. Intenderemo utilizzare le diverse forme del leasing azionario a quote sul capitale, ma anche altri strumenti finanziari come prestiti partecipativi e addirittura titoli di debito. Lo strumento ancora non è operativo, nel settore dell'equity crowdfunding non siamo ovviamente presenti, ovviamente quindi per quanto riguarda tutti gli interventi sull'equity abbiamo sempre un occhio di riguardo e grande attenzione. Considerato che una primissima considerazione che faccio, intanto mi associo su alcune delle considerazioni che ha già fatto il dottor Mariani in ordine sicuramente alla numerosità di soggetti che potrebbero diventare soci di una piccola iniziativa e quindi la piccola iniziativa si dovrebbe a dover gestire una moltitudine di soci, quindi diciamo che potrebbero avere problemi di governo della società, e quindi sotto questo profilo sarebbe stato auspicabile che la normativa aprisse anche non soltanto un discorso di equity ma anche la possibilità di sottoscrizione di semplici titoli di debito di una piccola SRL che magari rendeva più snello, più facile l'acquisizione di capitali. E quindi comunque in prima battuta dico che tutti gli strumenti che attengono all'equity noi li guardiamo con grande interesse e nel caso di specie potrebbero anche essere abbinati ai futuri interventi che la Sphere potrà fare nel settore appunto nel capitale di rischio delle imprese. Sì, questo infatti è un altro aspetto, quello insomma della possibilità di coinvestimento anche da parte di strutture come la vostra. Io però a questo punto farei una riflessione, insomma, anche partendo da quello che ha detto Mario, perché sì, è vero che c'è intanto il rischio del problema di gestione dei tanti diversi possibili investitori. Poi c'è il rischio che quando devi fare un secondo round arriva l'investitore e dici mi interessa, però devo avere a che fare con tutti questi 20-30 che ti hanno dato il millino, perché credo che i 1000 euro siano il limite massimo investibile, e quindi diventa un problema in gestione, ma anche della scrittura di un term sheet probabilmente è anche abbastanza complesso. Quindi diciamo che questo forse è il primo elemento di riflessione. Secondo elemento di riflessione è stato deciso che questo tipo di modalità sarà accessibile esclusivamente da parte delle start-up registrate negli appositi registri delle Camere di Commercio, quindi quelle che vengono riconosciute come start-up innovative, che sono ancora oggi, benché un numero interessante, però sono ancora una minoranza rispetto al panorama delle start-up innovative
che girano nel paese, quindi anche questo è un elemento di riflessione, cioè qui magari servirebbe capire se questa scelta è stata fatta in questa fase iniziale, insomma, per provare anche un po' a vedere come il crowdfunding for equity funziona, oppure se rimarrà sempre così. Il terzo elemento è che si stanno anche, sta succedendo anche un'altra cosa, che alcuni fondi e anche alcuni incubatori hanno incominciato a quotarsi in borsa. Questo significa che tendono a intercettare parte dell'investimento che magari potrebbe essere intercettato dai portali crowdfunding for equity da parte appunto di investitori che non hanno dimestichezza con gli investimenti in capitale di rischio, ma che decidono invece di investire in quote di queste organizzazioni quotate e che di mestiere fanno l'investitore in capitale di rischio. Sono già due quelle che in Italia hanno fatto, un terzo si sta apprestando, per cui insomma è un elemento secondo me va tenuto in considerazione anche rispetto alla possibile reazione del mercato, della quale non si sa. L'altro elemento secondo me, ma l'ho accennato prima, è quello della cultura, cioè l'investitore in crowdfunding, diceva Maria, nei primi tre anni l'azienda non può fare utile, per cui tu non è che stai investendo come se fosse un bot o un... Ok, quindi ci vuole, bisogna che anche questo sia. Poi Mario diceva gli investitori professionali, i fondi, oggi ricevono centinaia di proposte, di application, hanno un deal flow molto sviluppato, e uno degli elementi che aiuta gli investitori, correggimi Mario se sbaglio, che aiuta gli investitori a selezionare la giusta impresa sulla quale investire è quello della conoscenza diretta delle persone che l'impresa la stanno facendo, perché l'elemento team è un elemento fondamentale, no? Se tu hai un team di persone molto bravo e l'idea è debole, si può aggiustare l'idea, ma se hai, e quindi usando le persone brave, se hai una idea buona ma delle persone insomma poco buone, è più difficile sviluppare il progetto, per cui questo è un altro elemento che magari agli investitori capitale di rischio che useranno le piattaforme di crowdfunding mancherà. Ecco, questi sono alcuni elementi che io vi metto sul piatto e che vi invito così a un po' discutere con me, partendo naturalmente da Daniela che ha preso appunti, e quindi così manteniamo anche il giro di prima. Abbiamo circa ancora una ventina di minuti, non di più, per cui vi prego insomma di andare dritti al punto, come si dice. Ok, allora io faccio sempre un po', diciamo, paladina del crowdfunding, lo sostengo sempre, anche se ovviamente in quest'ambito io non sono una tecnica, non posso parlare a livello tecnico di equity o di quant'altro, proverò insomma a difendere da parte mia il crowdfunding, le ragioni per cui credo comunque si debba insistere con questo strumento. Abbiamo parlato come primo punto, appunto, è accennato il rischio che c'è nel gestire così tanti investitori in una startup. All'estero, per esempio, ci sono già piattaforme attive di crowdfunding, di equity crowdfunding, e ci sono degli strumenti, delle tipologie di società costituite con appunto finanziate con il crowdfunding, che rendono facile anche questo aspetto. Per esempio c'è una piattaforma, si chiama Seeders, che è britannica, c'è comunque il socio rappresentante loro stessi, la piattaforma si fa socio rappresentante di tutti gli investitori, e quindi alla fine gli altri investitori che arrivano dopo devono comunque avere a che fare solo con questa persona. Ci sono anche altri modelli, tipo il modello cooperativa, tutti gli investitori vengono agglomerati, diciamo, in una cooperativa, e quindi c'è solo questo strumento. E quindi diciamo questo sarebbe un modo, se vogliamo, di sviluppare anche l'equity crowdfunding qui. È vero che si è rivolto solo a startup innovative, questo sicuramente appunto ce ne parlerà anche la dottoressa Mazzarella. In ogni caso è uno strumento molto innovativo,
l'equity, e quindi è giusto che si rivolga per adesso a un gruppo molto limitato di start-up, perché appunto possiamo fare un test di questo strumento che comunque a tutt'oggi è poco conosciuto in Italia, non solo nella sua declinazione di equity, ma anche nelle sue declinazioni più popolari come il reward, il social lending, il donation. Quindi penso sia giusto comunque limitarlo per ora a un gruppo così piccolo. Questo però non toglie che dobbiamo insistere e continuare ad andare avanti, prendere solo come punto iniziale e sviluppare ulteriormente poi il crowdfunding in futuro. Per quanto riguarda gli utili, appunto, non ci sono utili nei primi 2-3 anni. Dobbiamo ricordare comunque che il crowdfunding è in ogni caso, anche nella sua versione equity, un prodotto del social web, quindi inserito in questo ambito. E ha contribuito in questo modo, cioè il social web in genere, ha contribuito ad abbassare le barriere di entrata in molti settori, tra cui adesso appunto il mercato finanziario. L'abbassamento delle barriere è parallelo a un abbassamento anche delle aspettative, o comunque cambiamento delle aspettative da parte delle persone. Non è detto che in effetti gli investitori che mettono 500, 1000 euro, investono in una startup, poi come ritorno vogliono in effetti un ritorno monetario, o perlomeno lo vogliono immediato. Ci sta benissimo aspettare 2-3 anni, o comunque avere dei ritorni che non siano necessariamente monetari, ma che siano più intangibili, anche solo la partecipazione in una impresa in cui si crede. Rendersi partecipi della costituzione, dell'avvio di una startup, potrebbe essere in effetti già un ritorno che potrebbe soddisfare in qualche modo. E infine il numero di sì, ho dimenticato l'ultimo punto. Mi fermo qui e lascio per ora la sì, probabilmente vorrei dire qualcosa su quella riflessione che avevo fatto sull'ultimo punto sulla borsa, di alcuni che si quotano in borsa e quindi magari possono intercettare le risorse che invece potrebbero essere, cioè diventa un po' concorrente, sì, no? Sì, sì, però anche in questo caso appunto c'è sempre questo abbassamento delle barriere, più investitori che entrano sul mercato, che possono quindi investire, che non sono i soliti investitori che quindi vanno a guardare agli incubatori, ma sono persone più semplici, più normali come me, che non sono parte di questo mondo, però che un giorno potrei pensare di investire qualche mio risparmio in una startup. Sì, sì, questo è l'elemento, diciamo, anche ritorno non strettamente economico, potrebbe giocare un ruolo interessante sulla diffusione del crowdfunding. Maria, chiedo anche a te di darci le tue riflessioni su questi punti che io ho toccato, ed eventualmente, se ne ho dimenticato qualcuno, anche di... No, qui ci sono forse 2-3 aspetti da prendere in considerazione. Uno è che la legge che ha introdotto per la prima volta in Italia la possibilità di disciplinare il fenomeno della raccolta di capitali di rischio tramite portali, estendendolo anche alle SRL, perché noi non dimentichiamo che prima le SRL non potevano formare oggetto di offerta pubblica, adesso con questa legge anche le SRL possono raccogliere capitale di rischio tramite il portale. E poiché la maggior parte, noi l'abbiamo visto in Italia, delle società di piccole dimensioni sono costituite sotto forma di SRL, questa è una grossa, diciamo, innovazione. L'altra innovazione, cioè l'altro aspetto da considerare, un po' che risponde al discorso del poi dopo gli investitori professionali non investono nella startup che è ricorsa al crowdfunding, la legge prevede che per andare a buon fine l'offerta fatta sul portale, una percentuale dell'offerta, che noi abbiamo ritenuto di stabilire nel 5%, ora vedremo come vanno le cose, poteva essere più alta o più bassa, deve essere sottoscritta da un investitore professionale. Quindi, diciamo, la startup è già sottoposta alla valutazione, diciamo, del professionale che, per decidere di investire il 5% dell'offerta, una prima valutazione la fa, in modo tale che anche i risparmiatori hanno un soggetto qualificato che, se decide di investire, del tutto negativa, cioè una due diligence, una valutazione positiva la deve aver fatta. L'altro elemento è che sì, noi parliamo di investimenti minimi, 500 euro,
ma questo è quello che è stato il nostro dilemma come Consob, se stabilire una soglia del genere, perché sappiamo bene che in genere per fare investimenti in strumenti finanziari si va da un intermediario che considera il cliente, lo valuta, fa valutazioni di appropriatezza dell'investimento al proprio profilo di rischio e giudica l'adeguatezza dell'investimento al proprio patrimonio, quindi tutte strumenti a difesa del risparmiatore messe in piedi dalla direttiva MiFID. Se il gestore di un portale è una banca o una SIM, per qualsiasi tipo di investimento, quindi da 0 a 1 milione di euro, il cliente, l'investitore sarà sottoposto a questa valutazione, che naturalmente aumenta i costi e quindi ci siamo interrogati, ma magari per piccoli investimenti mettere in piedi tutta questa procedura può essere più complicata. Allora noi abbiamo previsto per questo che per i gestori di portali, quindi che non sono intermediari ma che si iscriveranno all'albo Consob, per il quale la Consob avrà fatto tutte le valutazioni e dire ok, siete meritevoli di essere iscritti, rispondete ai requisiti, per i piccoli investimenti, quindi fino a 500 euro, tutto questo meccanismo che mettono in piedi le banche e le SIM non sarà necessario per, diciamo, ridurre i costi e per facilitare sia il lavoro del gestore del portale sia della start-up, che se poi deve per raccogliere magari cifre non eccessivamente elevate pagare il gestore, pagare l'intermediario, alla fine ricorre ad altre forme di finanziamento. L'altro elemento pure da prendere in considerazione è che gli investimenti nelle start-up innovative, così come previsto dalla legge 221, godono di agevolazioni fiscali, cioè possono essere detratti per fino al 2016, quindi per 3 anni, in una certa percentuale dall'imposta sul reddito. Quindi questo, mentre forse per un piccolo investimento non è granché significativo, anche se uno poi si porta in detrazione, raccogliamo tutto pur di pagare meno tasse, quindi dalle spese mediche all'investimento nella startup, e invece se un soggetto ha la possibilità di fare un grosso investimento, subirà la profilatura da parte dell'intermediario, ma magari è già cliente della banca e quindi è abituato a questo tipo di operazioni e quindi la banca ha già la sua profilatura, e però può portarsi in detrazione una somma più rilevante. Quindi questi sono degli aspetti, poi vedremo come va il fenomeno, cioè per ora noi abbiamo avuto un intermediario, una SIM, che ci ha comunicato che intende fare questo tipo di attività e quindi sarà iscritta in una sezione speciale dell'albo perché sono di diritto, e probabilmente la settimana prossima o insomma nel mese di ottobre iscriveremo un soggetto che ha chiesto di essere iscritto proprio nell'albo dei gestori dei portali. Ho sentito che c'è qualche altra società interessata, vediamo poi, una volta che ci sono i gestori, quante start-up riterranno utile ricorrere a questa forma di... E quanta gente intenderà metterci dei soldi. Hai ricordato questa faccenda del 19% di detrazione fiscale prevista apposito decreto, credo che però non sia ancora operativa, credo che ci sia ancora qualche, se le mie informazioni sono corrette, aspettiamo un green light da Bruxelles su questa aumenteranno cosa. Aumenteranno l'IVA per coprire, aumenteranno ancora l'IVA per compensare questa cosa qui, vabbè, cioè, ci troveremo tutti con tante start-up e meno cose di altro genere a questo punto, perché... solo una precisazione volevo chiederti, Maria. Il gestore di un portale siffatto può essere chiunque, quindi anche una finanziaria regionale o un fondo di venture capital già esistente? No, il gestore del portale, quello che noi andiamo a descrivere, deve essere una società con sede in Italia e che ha come oggetto esclusivo la gestione del portale. Ah, ok. Okay. Quindi fondo, no. E deve avere requisiti di onorabilità, quelli okay. Che abbiamo scritto, che sono poi molto simili. Quindi giustamente Mario diceva il 5% garantito dal professionale deve essere quindi un partner che entra per ogni singolo investimento. Ok, molto bene. Mario, vuoi aggiungere? Aspetta che ti do. Allora,
per chiarire, non è che io sia contro il crowdfunding, vedo tanti problemi nel crowdfunding per l'equity. Secondo me il crowdfunding è uno strumento formidabile, secondo me a un certo punto se uno trova dentro un portale una società che gli piace, 500 euro li mette più che altro ai fini sociali, non tanto per ritorno sull'investimento, perché 500 euro anche se raddoppi fai 1000 euro dopo 5 anni e cosa ti è cambiato? Non è cambiato niente. Quindi secondo me la finalità sociale di questo tipo di strumenti è ben superiore rispetto al tema della speculazione finanziaria. Per cui io lo vedo magari molto interessante non tanto per le start-up attraenti per i fondi di venture capital, lo vedo molto interessante per le tante aziende innovative non ad elevato tasso di crescita, cioè tutte le 18 di oggi per esempio, che magari molte dicono ah io la mia idea è di fare prima il test a Cagliari, poi a Sassari, poi forse faccio l'Italia se va bene. Un'azienda del genere per un fondo di venture capital è infinanziabile, no? È un'azienda degnissima se fa 5 dipendenti che si pagano lo stipendio, tutti i soci. Allora, in questa logica, secondo me, il crowdfunding funziona bene, perché magari una persona che è appassionata di questi temi, che gli fa piacere aiutare dei ragazzi simpatici e bravi, 500 euro li mette sapendo che nel 98% dei casi non li recupera. Anche perché sono queste piattaforme con investimenti in SRL, sono investimenti illiquidi. Cioè, anche se dovesse andare bene, rivendere quella quota, prima di vedere utili su quei 500 euro, quindi cedole, ci passano 10 anni. E se vuoi rivendere la tua quota, è molto difficile che uno ti compri una quota di 500 euro. Quindi è veramente, secondo me, più un tema sociale che di speculazione finanziaria, nel senso buono, nel senso di ritorno dell'investimento. Mentre quello che diceva prima Emil, cioè la possibilità che alcuni incubatori si quotino in borsa, quello rende l'investimento nelle start-up molto più liquido, perché se io da risparmiatore entro, compro delle quote di un incubatore che è gestito da professionisti del settore, sto comprando quote di una società quotata in borsa, i miei 500 euro di quando mi compro una quota di quella società quotata in borsa sono liquidi perché sono diciamo commerciabili in un mercato, e però quei miei 500 euro finiscono in una società illiquida, ma sicuramente finiscono in un'azienda insieme a tanti altri 500 euro messi bene su una società che poi è seguita, che probabilmente avrà più chance di successo e entra in quei meccanismi di cui abbiamo parlato prima, no? Quindi questo è un po' quello che credo sia giusto mettere in evidenza. Sì, Questa valenza dell'impatto sociale del crowdfunding è un aspetto che mi piace, bisogna farci qualche riflessione, così scopriamo che la Consob è diventato uno strumento per lo sviluppo sociale del paese. Questo sarebbe quasi una nuova, adesso ci faccio una pensata e penso al ticketolo intanto. Ma noi abbiamo dovuto eseguire la volontà del legislatore, non potevamo tirarci certo indietro, anche se appunto ci rendiamo conto che questa legge, come dicevo prima, probabilmente degli aggiustamenti strada facendo li dovrà fare, e c'è anche il discorso appunto che dicevamo prima di come gestisce la proprietà poi una pleteora di piccoli soci. Abbiamo sentito qualcuno, ma si potrebbero costituire in una società che raccoglie tutte le partecipazioni e quindi diciamo la... Poi diventa un veicolo, poi deve diventare un SGR con tutta la cosa. No, cioè, alla fine siamo punto da capo. Siamo sempre punto da capo, quindi vedremo. Va bene. Ignazio, tue riflessioni. Ma con riferimento a quest'ultimo aspetto della numerosità degli azionisti o dei soci, si potrebbe tranquillamente limitare il diritto di voto attribuendo alle azioni o alle quote sono dei diritti patrimoniali, non dei diritti amministrativi. Questo renderebbe molto più semplice la gestione dello strumento. Qui mi associo alle osservazioni prima, intanto io comunque lo vedo con favore questo strumento.
momento, sicuramente avrà bisogno degli aggiustamenti nel corso del tempo. Vista la limitata dimensione degli investimenti, probabilmente ha necessità di avrà più fortuna a livello locale, a livello territoriale. Quindi com'è? È vero. Quindi certo, questo fa anche aprire una osservazione, avevamo bisogno di una della Consob, sì certo, va bene, perché giustamente c'era da dare applicazione ad un dispositivo di legge, però anche per facilitare la fortuna del successo bisognerà che attrezzarsi in termini di gestione delle informazioni, cioè posto che non tutti conoscono l'iniziativa, bisognerà mettere in rete le maggiori informazioni possibili sull'intrapresa, ecco. Benissimo, grazie Ignazio. Il nostro tempo è quasi terminato, quindi io direi che probabilmente sintetizzando estremamente ciò che ci siamo detti durante questo incontro, direi che l'aspetto sociale, oltre che quello insomma, economico del ruolo del crowdfunding, è un elemento che emerge. La territorialità mi sembra un altro elemento che può giocare a favore del modello, mi sembra basta, nel senso, l'altro elemento che volevo dire era quello della cultura, dello spiegare che questo tipo di investimenti sono investimenti appunto in capitale di rischio.